Le fogne sono una priorità per Rimini, abbiamo preso un impegno, dobbiamo adeguare il sistema fognario, ciò che non hai fatto in 60 anni, noi abbiamo detto la verità, non lo fai in 2 mesi, ci vorranno step di 2, 3, 5, 6, 7 anni per avere la risoluzione del problema degli scarichi a mare. Stop agli scarichi a mare. L'obiettivo è un cronoprogramma per arrivare al 2016 all'abbattimento del 60% degli scarichi inquinanti a mare in caso di forti piogge. E quello che abbiamo detto lo facciamo. Ci sono 4 cantieri aperti. Io so che, come dire, è fatica a comunicare, bisogna stare tutto il giorno sul web. So benissimo che le luci del Capodanno attirano più comunicazione. So benissimo, oggi c'è il SIGEP, la Fiera del Gelato, un evento fieristico, il Capodanno, sono immediatamente visibili, la gente lo sa, vede la gente in strada, quindi quando si dice, come dire, Capodanno e fiera, sai cosa si fa immediatamente, quando dici fogne magari non si ha la contezza di quello che si sta facendo. I cantieri stanno andando avanti, si è andato al Parco Marecchia, è stato sventrato il Parco Marecchia e sono state apposte le tubature nel Parco Marecchia. A Santa Giustina, anche lì, disagi che ha la popolazione per i camion, il depuratore, il grande mega depuratore, non solo per Rimini ma per il bacino idrico riminese, quindi anche Bellare e Sant'Arcangelo, sta andando avanti. L'altro grande cantiere aperto della dorsale nord, questo tubone che porta le acque sporche al depuratore di Santa Giustina, oggi comunichiamo un altro cantiere, il quarto cantiere operativo, gli allacci della zona nord tra Viserbe e Rivabella. Quindi io da casa mia, dalla mia abitazione, dalla mia unità immobiliare, mi devo allacciare alle condutture che porteranno poi le acque sporche al depuratore di Santa Giustina. Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto, massima trasparenza. Si tratta di intervenire proprio in quello che scarico da casa mia. Anche questo è un intervento dove i cittadini potranno scegliere come fare il lavoro, il proprio idraulico, l'impresa, il gestore li affiancherà, il comune ha fatto un protocollo con ERA per cui mette a disposizione la possibilità di dare ai cittadini che il progetto dell'allaccio da casa mia al tubo possa essere fatto dai tecnici di ERA. Poi io posso decidere se chiamare un mio tecnico, io cittadino, posso decidere se farmi da solo il lavoro, oppure posso decidere che il lavoro lo faccia ERA abbattendo totalmente i costi, c'era una forte preoccupazione, quindi i lavori stanno andando avanti e nell'area ricompresa tra Viserba e Rivabella, questo lavoro di collegamento degli allacci delle case di ognuno di noi riminesi consentirà di avere l'acqua pulita da Viserba a Rivabella. È un intervento su tre fosse che, come è stato detto, adesso io non le ripeto tutte, consentirà appunto di avere entro il 2016 l'acqua pulita in quella zona della città. Le fogne stanno andando avanti, serve il Capodanno perché produce lavoro e economia, serve la Fiera del Gelato perché produce economia, quelle cose lì si vedono, però noi abbiamo anche la tuta sporca da lavoro perché stiamo facendo quello che Rimini non ha mai stato fatto, cioè le fogne. Proseguono i lavori per la rete fognaria, quali le novità quest'oggi? Questo è il quarto cantiere che parte, partiamo con i lavori nella zona di Rimini Nord, come sapete siamo già partiti con il raddoppio del depuratore di Santa Giustina, la condotta che da Bellaria porterà di fatto i reflui fino al depuratore di Santa Giustina, così come con il Rimini Isola. Adesso tocchiamo quello che è lo straccio, quindi le zone che andranno da Rivabella fino a Viserba più o meno, e quindi che incideranno su 3 scarichi a mare della zona nord, che sono il Matrice, il Turchetta e il Sacramora. E partiamo con questa ordinanza dove di fatto chiediamo ai cittadini di quella zona di poter redigere quello che è il documento della rete fognaria privata per poter quindi valutare se sono o meno allacciati all'attuale rete separata, e nel caso in cui non siano allacciati, quindi di redigere quello che sarà il progetto per poi ovviamente procedere con la sua realizzazione e l'attacco alla rete separata, e questo dovrà avvenire quindi come progettazione entro il 30 di aprile. Possibile che i residenti lo facciano assolutamente con un proprio tecnico, oppure facendo entrare i tecnici di ERA per il sopralluogo e la redazione di questo piano, che in questo caso sarà completamente gratuito. Una volta redatto questo piano e quindi fatta la richiesta per l'autorizzazione allo scarico,
ci saranno 90 giorni al massimo di tempo per la realizzazione degli interventi e una volta chiusi gli interventi 30 giorni per la comunica dell'esecuzione, quindi anche il controllo da parte dei nostri tecnici per appunto verificare che tutto sia stato fatto con regolarità. Nel caso in cui appunto venga redotto questo documento, i cittadini potranno scegliere di farlo fare da un proprio tecnico, comunque da una propria impresa, oppure scegliere di farlo fare da un tecnico dell'impresa quindi di ERA. E chiaramente questo va ad incidere perché ovviamente noi con ERA abbiamo redatto un documento e quindi un protocollo che permette di fatto di ridurre i costi anche di realizzazione del progetto, quindi in questo caso noi andremo ad abbattere considerevolmente quelli che sono i costi per il privato cittadino per l'allaccio e quindi chiaramente cercando di andare incontro anche ai residenti. I tempi insomma sono adeguati quindi anche alla realizzazione degli interventi e contiamo che entro l'estate del 2016 quelle tre fosse di fatto non scaricheranno più acqua sporca, ma di fatto solo ed esclusivamente acque bianche, e quindi raggiungendo il primo obiettivo che ci siamo dati al 2016, ovvero quello di ridurre il 60% degli scarichi inquinanti e il 50% degli scarichi a mare.